La parte più rilevante, dicevo, dei finanziamenti invece riguarda l'obiettivo specifico 1, che è quello dell'innovazione. Qui c'è una piccola rappresentazione di quali sono gli obiettivi, non c'entro troppo, ma l'ho spiegato in parte con parole mie all'inizio, ma fa riferimento al funzionamento, alla combinazione dell'uso delle tecnologie più avanzate in molti casi, e in alcuni casi si tratta di investimenti immateriali, altri si tratta di percorsi di ricerca e sviluppo, altri ancora si tratta di misure addirittura che arrivano all'ingresso in capitale sociale delle piccole imprese appena nate, ma che hanno un profilo innovativo riconosciuto ovviamente la sezione speciale della Camera di Commercio del Registro delle Imprese e così via, ma hanno questa concatenazione avanti. Nell'ambito della misura, quella per investimenti immateriali, che è la micro digitalizzazione, fra l'altro misure anche molto, molto richieste, c'è questo tempietto, così lo chiamano, quelli che parlano bene, che mette in evidenza come attivare queste risorse presuppone l'uso e la centralità dell'innovazione, cioè della capacità di usare tecnologie integrative in modo tale che intelligenza artificiale, blockchain, internet delle cose possano organizzare un'idea rispetto alla quale il processo di riorganizzazione viene trascinato, certificazioni e quant'altro. Su questo abbiamo fatto un primo bando che è andato a Ruba, questo è in generale, diciamo, il primo bando è andato a Ruba, impresa digitale intelligente, è durato, aperto, era a sportello, io penso, qualche ora. E i primi 15 milioni sono andati via, ne sono rimaste fuori quasi altrettante. Abbiamo scorso un po', diciamo, siamo arrivati a 2/3 del finanziamento e si finanziavano progetti di micro digitalizzazione con quel profilo fino a 150 mila euro con tassi di copertura degli aiuti che in qualche caso combinando questi servizi qualificati del catalogo che potevano arrivare fino al 50 o al 60% di contributo a fondo perduto a seconda dell'uso della parte più avanzata dei servizi qualificati e avanzati del catalogo. Sono 73 milioni complessivi, si strutturano in queste sotto misure. La prima ha già avuto un primo round di 15 milioni, vi dicevo. La seconda, digitale e sostenibile, è stata già aperta ed è ancora aperta, verrà chiusa per riaprirla con un nuovo sistema di rendicontazione. Anche il secondo round della prima sottomisura avrà un sistema di rendicontazione a costi semplificati, quindi con semplificazione reale del rapporto poi di rendicontazione finale del progetto. Impresa digitale sicura, i 5 milioni, è ancora aperto, stesso discorso, non c'è rimasto tantissimo, ma insomma quasi 2 milioni sono ancora a disposizione. In questo caso si applicano le tecnologie proprio per rendere evidente, trasparente, notarizzabile il processo del rispetto dei manuali. Non ci abbiamo messo tantissimo perché avevamo già una risorsa dedicata da regionale di circa di oltre 3 milioni alla quale si è associato il finanziamento FESR. E poi ci sono le altre sottomisure, territori smart e inclusivi e le filiere smart. Questi saranno oggetto delle prossime uscite, in modo particolare la quarta sezione, territori smart e inclusivi saranno una serie di sottomisure, una serie di sottoazioni che usciranno nelle prossime settimane. Qui è un po' un rendiconto di ciò che è stato fatto finora, non ci sto dietro, ma vedete come comunque vengono utilizzate queste risorse dei bandi perché sono comunque largamente accessibili. Questo è il primo
bando che uscirà tra qualche settimana e che riguarda proprio il tema, dicevo all'inizio, della digitalizzazione delle imprese che si insediano, che sono insediate nei territori e nelle aree interne. Di conseguenza non possono, per accedere a questa misura, partecipare imprese che non sono in queste aree. È uno degli interventi dedicati. Sono 11 milioni, sono ripartiti per categorie, centri commerciali naturali, i centri commerciali naturali in realtà sono di tutta la regione, i borghi solo alle interne e anche l'economia collaborativa, ossia prevalentemente cooperative di comunità, solo aree interne. In questo caso, con la digitalizzazione dei borghi, si va proprio a tentare di finanziare operazioni. Abbiamo già fatto un esperimento un paio di anni fa con 2 milioni dedicati. Devo dire che abbiamo avuto molta fatica, ma è giusto che sia così, a collocare subito quelle risorse. E di conseguenza abbiamo pensato di modificare la modalità di approccio, non più una modalità sportello. Io presento il mio progetto, te lo descrivo sinteticamente e poi ricevo o meno un'approvazione, perché abbiamo visto come è stato difficile spiegare il progetto e rendere davvero evidente l'innovazione, che ha bisogno anche di collocarsi in un tessuto sociale. Perché l'innovazione e la digitalizzazione servita e asservita in realtà come questa ha bisogno di essere spiegata rapida, ma anche ha bisogno di una interlocuzione e di una guida. Quindi il procedimento sarà di natura semi-negoziale, vale a dire si presenta, si arriva ad un livello minimo sufficiente e poi con il valutatore c'è uno scambio di idee perché sia quel progetto mirato all'ottenimento del risultato che la misura si propone di ottenere, dell'obiettivo, ma anche con la capacità dell'impresa e dell'imprenditore di realizzarlo rispetto alle proprie esigenze. Quindi un negozio proprio, un confronto di questa natura. È quello a cui facevo riferimento. Per questa misura sono a disposizione 4 milioni, la procedura, come vi dicevo, è valutativa e negoziale e l'intensità di aiuto può arrivare fino a un massimo del 60% a fondo perduto. Qui al lato, in sintesi, ci sono le spese ammissibili. Non si tratta in questo caso quindi di investimenti materiali, la riqualificazione, l'impianto, il mezzo, l'attrezzatura che ha, abbiamo descritto prima, la fonte di una possibile capacità di essere sostenuta con una misura regionale, con il finanziamento agevolato e con gli interessi abbattuti, oppure nel caso delle attrezzature che è possibile magari accedere a Industria 5.0 con il credito d'imposta che è offerto dallo Stato. Abbiamo cercato anche di rendere complementare la nostra proposta rispetto a ciò che è offerto dallo Stato, sia per dimensioni che per funzionamento. Ma proprio perché c'è un progetto di innovazione che vorremmo richiamare proprio in queste aree, perché semplicemente tra 5 anni l'intelligenza artificiale sarà pervasiva e se noi non la usiamo in queste aree, tra 5 anni queste aree non saranno soltanto marginali, saranno escluse da tutto il resto del mondo e di conseguenza tracce di questa natura avranno bisogno di essere e di cominciare ad essere inoculate in maniera progressiva, perché queste tracce diventino esempi replicabili, capaci, laddove tra l'altro è stata realizzata, purtroppo ancora non lo possiamo dire ovunque, anche l'investimento nella banda ultralarga, che può permetterci una connettività stabile e sicura. I centri commerciali naturali invece è il tentativo di dare una struttura solida
questa esperienza tutta toscana che è nata per contrastare la riorganizzazione del sistema di distribuzione attraverso le grandi superfici di vendite in aree tipiche in tutte le città, in tutte le realtà, ma in modo particolare anche nei centri minori, e che possono oggi e che oggi vivono un'altra minaccia, appunto quella della digitalizzazione, del confronto con il commercio elettronico che è devastante, che possono in qualche modo rivitalizzare e consolidare l'esperienza per avvicinarsi sempre di più, magari anche al prodotto turistico, ma che possono anche dire la loro in una condizione più organizzata e anche in questo caso con un approccio alla digitalizzazione. Anche in questo caso abbiamo proposto 4 milioni di risorse, e anche questa è una misura che uscirà entro la metà di novembre. E poi c'è un processo di ulteriore fase di collaborazione anche in questo caso per la digitalizzazione delle cooperative di comunità, che ora sono diventate una realtà significativa in tutta la Toscana, ne sono sorte negli ultimi 4 anni 50, danno lavoro, nuovo lavoro a 380 persone in aree molto deboli, dove il fallimento del mercato in precedenza aveva mostrato i segni della aridità totale. E anche in questo caso quindi mettiamo a disposizione 3 milioni perché questo possa essere possibile, accanto ad un'altra risorsa del bilancio della regione, che metterà loro a disposizione anche un percorso diciamo, di incentivo alla crescita, alla nascita di nuove iniziative.